Vado avanti col cassetto perché, attenzione, qui c'è: sei invitato alla mia festa di compleanno che si terrà il 3 agosto a Subiaco. Ma dove l'avete trovato questo? Non ci credo. Vabbè. Risale al 1991. Allora, hai fatto una festa di compleanno in grande? Un po' particolare, diciamo, sì. Ho fatto una festa di compleanno che in realtà si è rivelato il giorno del mio matrimonio. Sì, perché volevamo fare tutto in privato, volevamo che questo momento fosse un momento, una giornata veramente vissuta solo insieme ai nostri amici, alle persone più care, e quindi quello era un momento molto caldo. Insomma, tu sai quanto è difficile mantenere anche il riservo su insomma, fatti della vita privata. Sì, vabbè, però uno si sposa, non è una cosa brutta, si può dire a tutti. No, però no. Comunque l'idea che nel momento in cui tutti sapevano, no, del matrimonio era complicato decidere poi quali fotografo, quale giornale. Invece noi abbiamo detto: no, facciamo questa cosa per noi e poi dopo condividiamo con il pubblico. Quindi scusa, e tu quindi, hai invitato i tuoi amici, dicendo amici e parenti, è una festa di compleanno, quindi uno va vestito come vuole. Esattamente. E si ritrova te bella in pompa magna, tuo marito più bello del sole, con tutti i fiori. Sì, un terzetto, un quartetto era d'archi, il prete, e infatti tutti quanti devo dire che erano molto imbarazzati. C'era chi non aveva la giacca, certo, che se l'è messa di corsa, tutti con i miei regali di compleanno, che naturalmente poi a quel punto geniale, sono diventati regali anche di matrimonio. Qualcuno potrebbe dire: volevi essere la più bella, ma non c'era pericolo. No, c'era proprio la voglia di vivere un momento speciale tutto nostro. Infatti poi dopo abbiamo selezionato le foto più belle e le abbiamo date gratuitamente a tutti i giornali, e poi ogni giornale ne ha fatto. Tuo marito è bello come un attore? Eh? Bello come un attore tuo marito? Sì, anche oggi. No, va bene. Non a caso me lo sono sposato, insomma, stiamo insieme da 27 anni, sì, oramai festeggiamo 28 quasi, mamma mia. Si può dire una carriera che ha camminato così insieme? Beh, perché lui era un grande produttore, no, tu eri diventato Diciamo che noi ci siamo incontrati grazie al lavoro, perché probabilmente io, se non avessi fatto quel fantastico e non l'avessi incontrato come produttore musicale di quel programma, probabilmente non avrei cominciato intanto proprio questa storia d'amore, e poi non avrei avuto la possibilità di collaborare con lui. Poi in realtà le nostre strade quasi sempre sono state separate, nel senso che lui ha lavorato con tante altre persone, ha fatto produzioni di tipo diverso. Ogni tanto ci incontriamo, però è bello il progetto che abbiamo scelto di fare insieme, che non è un progetto, diciamo, di carattere professionale, ecco, è qualcosa di molto più importante. Beh, 4 figli, non lo so. Come si chiamano? Allora, si chiamano Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Ma quanto sei brava! Lo so? No, bisogna dire le cose. Scusate, ma io l'ho fatto scrivere. Io l'ho fatto scrivere perché io me lo dimentico sempre. Allora, Caterina, vuoi che ti dica una cosa? Milani, cioè, tieni, perché io mi dimentico sempre come si chiamano i figli. Sono tantissimi. Io non ci vedo nemmeno così. Vabbè, tu non ci vedi. Ma vuoi che ti dica una cosa, Caterina? Brava. Sara, 24. Sì. Giovanni, 22 anni. Chiara e Giorgio, 18. Ecco, se ve li volete giocare all'otto, fatelo. Vai, così potete anche vincere. Lo tengo io, vai. Pensa che ancora oggi io a casa... Molto, molto spesso Chiara la chiamo Sara la chiamo Chiara, Giorgio lo chiamo Giovanni e Giovanni lo chiamo Giorgio. Quindi stai tranquilla, perché sono cose che succedono ancora dopo 20 anni. Senti, però posso dire una cosa? Quando succedeva mia mamma, noi siamo 3 figlie femmine, a me un po' dava fastidio. Lo so, infatti ho visto che anche loro proprio non sono così contenti. Io però glielo dico: ragazzi, perdonatemi. Infatti ogni tanto faccio capito? Perché così limito i danni, capito? Su Gio mi va benissimo, perché Giorgio e Giovanni, se dico scusa Gio, va bene per tutte e due, capito? Si girano tutti.